comunque, a prescindere da tutto, la filosofia non guasta. Vedete, questo che per voi può sembrare un boccale di vetro, invece rappresenta la nostra vita. Queste che sembrano pietre rappresentano le cose più importanti della vita. Ecco, per esempio, la primaria, la famiglia, riempie la nostra vita. Insieme alla famiglia il partner, quello che divide con noi il buon e il cattivo tempo, la buona e la cattiva sorte. Partner e famiglia, la salute, la salute, la salute. In presenza della famiglia, partner e la salute, i figli. Ecco, i figli. A questo punto, anche se dovessero mancare le cose minori, in presenza di queste cose importanti, possiamo definire la nostra vita piena. Sì, Madonna, mi trovi d'accordo, ma comunque, come puoi vedere, nella vita c'è comunque altro spazio. Vedi, anche per le cose meno importanti c'è sempre spazio. Ad esempio, la casa, la vita, e perché no? Perché no? L'automobile. Adesso sì che è piena la vita, eh? Sì, sono d'accordo, però se mi permetti, c'è ancora spazio per altre cose di un'importanza meno prioritaria, ma che comunque fanno parte della vita. Piccole cose, cose futili come un viaggio, la palestra, l'abbigliamento, i gioielli. Adesso si può dire che la vita è piena. Però bisogna fare attenzione a non riempire prima la vita delle cose futili, perché altrimenti non ci andrebbero dentro le cose importanti. Sì, certo. Posso intervenire? Prego. Scusi. Qual sarebbe la morale? Ce lo spiego. Morale. Vedi, per quanto possa essere piena la vita, c'è sempre spazio per una birra. Sì, spazio. Sì, giovane, una birra. Una caccia. Una birra, giovane. Una caccia. 5 birre, viaggiare.